Buon pomeriggio a tutti. In questo momento ci tenevo a farvi vedere il laboratorio, entrare nel laboratorio mentre con una stampante in digitale andiamo a stampare una maglia, una t-shirt in cotone. Guardate che roba, che effetto che fa. Magari a volte si vedono le maglie stampate, ma dietro c'è comunque un processo ben preciso. E vedete che c'è il cursore che va avanti e con va avanti e stampa il logo. Ecco che esce, quindi questo è il lato, è un lato cuore, logo Juice di una maglia in cotone. Ma andremo a vedere prossimamente anche il lato schiena. Il processo di stampa di questo lato cuore di Juice, del logo Juice, non finisce qui, in quanto c'è una parte dopo la stampa del logo in digitale di pressatura per fissare a caldo. Infatti vediamo la temperatura e i minuti con cui è programmata la pressa a caldo per fissare, come dicevo, il colore di stampa. Quindi ci sono due passaggi in due macchine diverse per fare un bel lavoro. E dobbiamo anche fare vedere la parte tecnica, dove c'è il software che va a impostare il nostro logo, posizionandolo e tarandolo al meglio. Ecco che ripartiamo subito girando la nostra maglia per andare a fare quello che è il lato schiena. Ecco che parte il nostro cursore della macchina digitale con i colori in quadricromia. Ecco, qui possiamo vedere la creazione in diretta appunto del logo. Siamo quasi. Ottimo, eh? Eccoci qua. Quindi è venuto fuori la maglia appena realizzata, la nostra macchina ha sfornato la maglia, appunto me la sono appena indossata. Quindi lato cuore, lato schiena. Tanta roba, eh? Quindi in diretta abbiamo visto appunto dalla produzione la realizzazione della maglia con la nostra super macchina in digitale, e questa è la bella morbida al tatto e è il risultato. Grazie. Bene, adesso stiamo vedendo l'ingresso di una maglia di colore nero e tutti ci stiamo chiedendo: ma come stamperà su nero la nostra stampante in digitale? Premetto che è il tipo di stampa più difficile. Infatti anche la maglia nera, prima di inserirla nella macchina, viene preparata con una sostanza che si chiama Prime, proprio perché effettivamente andare a stampare il colore bianco sul nero della maglia è, come dire, la cosa più difficile che si possa fare. Ecco. Quindi vediamo che si sta comportando benissimo e farà ben due passate di stampa bianca. Questo è il secondo passaggio di stampa. È che ci vuole pazienza. Ecco, la mia assistente Laura mi ha appena detto che è partito il colore. Ecco che il colore comincia ad andare sopra bianco e si compone il logo di Juice. Ecco che è uscito ed ecco il nostro logo su maglia di colore nero. Tanta roba, eh?
Molto bene.